Salve web spettatori di Nano di Fuoco, noi Pino Ratto, la tradizione pasticcera francese, possiamo dire così, una famiglia dedita da generazioni a... Da mio nonno, mio padre ed io adesso. Che cosa stai preparando? Non l'hai intervistato in laboratorio perché era un poco diciamo impegnato che stanno preparando delle cose. Questa è una ganache al cioccolato. Una ganache al cioccolato. Ci spieghi meglio che cos'è? È un insieme di cioccolato e panna. Da quanti anni la sua famiglia si occupa di pasticceria? Lei diceva suo nonno, quindi parliamo di questo secolo. Sono 60-70 anni, poi mio padre, poi io adesso. Ci diceva il nostro direttore che la conosce bene, Rocco Sessa, insomma che lei ha superato nelle arti i suoi api. Ma uno deve sempre migliorare, sempre. Qual è il dolce vostro proprio tipico? Sai, quello tipico qua che noi abbiamo, i babà limoncello, abbiamo fatto la torta sette veli, la torta con pistacchio di Bronte, anche alcuni dolci internazionali facciamo, come l'opera. Le diete? Cosa? Le diete? Le diete qua non si entra, chi fa in diete qua dentro no. 30 agosto, è rientrata la gente in città? Sì, sì. Si cominciano ad ordinare i dolci, no? Qualcosa, stiamo iniziando a carburare. Mi dicono che lei è specialista nella preparazione della cioccolata. Sì, è la mia forte passione sul cioccolato. Iniziando a leggere. Come questa qua, vedi, questa è una cosa che ti ho fatto vedere. Questo è tutto fatto da noi, cioccolato e panna. Come dicevo prima, è una ganache al cioccolato. Tutti prodotti nostri, naturali. Ne mostriamo qualcuno dalla vetrina. Va bene, grazie, torneremo a salutarla per il modo che ci mostra anche qualche ad ottobre faremo uno stage di cioccolato con i ragazzi della scuola Guglielmo Marconi qua fuori. Ah, qui io ci tengo anche, sì, lavoro anche con le scuole. Ah, benissimo. Per far vedere poi la materia prima che deve essere sempre di altissima qualità. Napoli Nord. Benissimo, la ringraziamo, vi aspettiamo su napolinord.it e boxnews.it. Grazie. Can't you see I want it? Hell, I'll be talking on it.